Antonio Veggenti, Salerno, 2002. Figlio mio, non temere, sono l'angelo Sariel. Ascolta bene quanto sto per dirti. Quando l'America attaccherà l'Iraq, sarà il segno che Dio sta per castigare l'umanità. Da qui capirete che Dio ha dato ordine ai suoi angeli di versare la prima coppa sul mondo intero. Vi sarà una guerra santa tra popoli asiatici e il resto del mondo, causata dall'America. Causata dall'America. Un terzo dell'umanità verrà cancellata dalla faccia della terra a causa di questa guerra. Vediamo questa immagine. Abbiamo il fiume Eufrate che bagna quattro nazioni. La prima di queste quattro nazioni ad essere stata colpita dalla guerra è l'Iraq. La Madonna ha detto: l'attacco dell'America all'Iraq significa che Dio ha versato la prima coppa sul mondo per castigare l'umanità. Le coppe sono i castighi inviati da Dio durante l'Apocalisse. Quindi stiamo entrando a vivere una guerra descritta nell'Apocalisse. La Madonna ha aggiunto: dalla Siria partirà la terza guerra mondiale. Anche la Siria è bagnata dal fiume Eufrate. L'esercito turco e l'esercito iraniano sono presenti in guerra in Siria. In Siria abbiamo anche la presenza dei due eserciti più potenti al mondo, vicini e contrapposti, Russia e America, Oriente e Occidente. Le quattro nazioni bagnate dal fiume Eufrate vivono una forte situazione di tensione. E la Madonna ha aggiunto: questa guerra provocherà la morte di un terzo dell'umanità. Apocalisse 9. Il sesto angelo suonò la tromba. Allora udì una voce dai lati dell'altare d'oro che si trova dinanzi a Dio e diceva al sesto angelo che aveva la tromba: sciogli i quattro angeli incatenati sul gran fiume Eufrate. I quattro angeli. Furono sciolti i quattro angeli, pronti per l'ora, il giorno, il mese e l'anno per sterminare un terzo dell'umanità. Ecco, stiamo entrando a vivere lo scenario descritto in Apocalisse 9. Ma la Madonna ha aggiunto che questa guerra è causata dall'America Occidente. Quindi, tornando alla legge di azione e reazione, chi di spada ferisce di spada perirà, possiamo immaginare che i re d'Oriente vinceranno questo scontro finale. Apocalisse 16. Udì poi una gran voce dal Tempio che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. Il sesto versò la sua coppa sopra il gran fiume Eufrate e le sue acque furono prosciugate per preparare il passaggio ai re dell'Oriente. Poi dalla bocca del drago e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta vide uscire tre spiriti immondi, simili a rane. Sono infatti spiriti di demoni che operano prodigi e vanno a radunare tutti i re di tutta la terra per la guerra del gran giorno di Dio Onnipotente. È scritto che dal fiume Eufrate partirà la grande guerra. Infatti la Madonna ha annunciato che dalla Siria, bagnata, come abbiamo visto, dal fiume Eufrate, partirà la terza guerra mondiale. Tutto concorda perfettamente. Carbonia 2014. Il vento dell'est soffia forte sulla terra. Il suo male è in Satana. Presto succederà la grande guerra. Che distruzione verrà, figlia mia! La nazione degli Stati Uniti sarà messa in ginocchio. Il suo male cadrà nel suo stesso male. Saranno proprio i re d'Oriente a sconfiggere l'Occidente, America. Zaro 2012. L'America subirà un grande attentato che la metterà in ginocchio. Harry Gruver 1986, Galles.
Nella visione fu assunto in cielo e dall'alto guardava la terra come in una mappa e vide giungere dalla Russia una massiccia forza bellica navale proveniente dal mar glaciare artico, arrivando fino all'Oceano Atlantico per attaccare gli Stati Uniti da est via mare. Contemporaneamente vide una possente forza militare colpire la costa occidentale. Sottomarini nucleari appostati lungo le linee costiere americane attaccarono con testate nucleari New York e altre grandi città. La Russia possiede droni sottomarini, cioè una specie di sottomarino senza equipaggio guidato dall'esterno, dotato di un motore atomico che gli permette di rimanere in immersione perenne. Il suo punto di forza è che viaggia a una profondità di 1000 metri a una velocità di 200 km orari e non è rintracciabile dai siluri sottomarini americani, come per esempio il Mark 48, che arrivano a una profondità massima di 800 metri. Questo drone è armato con testate nucleari potentissime che possono colpire navi e strutture costiere, provocando tsunami, cioè eventi naturali di grande portata che possono distruggere delle intere città. Suor Elena Aiello, monaca stigmatizzata italiana, 1954. Se gli uomini non ravviseranno in questi flagelli i richiami della Divina Misericordia e non ritorneranno a Dio con una vita veramente cristiana, un'altra guerra terribile verrà da est ad ovest. E la Russia con le sue armi segrete combatterà l'America, travolgerà l'Europa, anche l'Europa. E si vedrà specialmente il fiume Reno, ricordatevi, il fiume Reno, della Germania pieno di cadaveri e di sangue. Anche l'Italia sarà travagliata da una grande rivoluzione e il Papa dovrà molto soffrire. Il nemico, come leone ruggente, avanzerà su Roma e il suo fiele avvelenerà popoli e nazioni. Anton Johansson, veggente Svezia, deceduto nel 1909. La Germania verrà attaccata da est, ma sarà morsa anche da una guerra civile interna. Ci sarà un attacco russo anche negli Stati Uniti.